È il giro dei all'Aquila. Dopo l'emozione dell'arrivo di Campofelice, la partenza nel capoluogo di regione. Sono stati giorni intensi quelli dell'attesa, con il centro storico e le periferie vestiti a festa. Nonostante tutto, con vetrine e palloncini rosa ad attendere quei ciclisti che, attraverso questo evento, segnano e accompagnano la storia del paese. Per la città un momento di festa, così lo hanno vissuto tutti. Con le scuole chiuse prima e le strade inaccessibili, ma per tutti vale la pena. Per la città è un ulteriore segno di rinascita, un messaggio caratterizzato anche da spettacoli e partecipazione. Piazza Duomo si è riempita di persone, presente anche la Corale Gran Sasso ad animare lo spettacolo. Per noi è senz'altro un segnale di ripresa, un segnale di ripartenza, ed è la prima volta oggi che il coro esce. Più che coro, oggi siamo in piccola rappresentanza per motivi appunto di restrizione, e quindi per noi esserci senz'altro, oltre che a livello di presenza, a maggior ragione è più di un anno e mezzo che il coro è fermo, non facciamo attività, è un motivo di orgoglio e anche in funzione anche della nostra, ci stiamo accingendo a celebrare i nostri 70 anni. Al di là dell'aspetto sportivo, il giro è anche colore e folklore, fatto da personaggi e tifosi. È una tradizione importante all'Aquila e in Abruzzo. Le persone gradiscono e hanno voluto esserci a far festa con maglie e bascherine. Naturalmente un evento che richiama molti appassionati di ciclismo e di sport. La città dell'Aquila ha accolto il giro con l'insolito entusiasmo di sempre. Sono rimasto meravigliato, l'ottima organizzazione, la bellissima giornata. Speriamo che il tempo assista e tutti i tifosi possano godere di questa giornata di festa e di sport. È una bellissima festa, è un modo di stare insieme, di rivederci con tante persone, perché dopo questo lockdown io ho rivisto tante persone. È un modo per i bambini di vivere questa parte della città che non vedono. Insomma, il Giro d'Italia per me è stata sempre una cosa importantissima, anche da bambina.